se volete vedere le reaction in anteprima e senza tagli, passate dal nostro Patreon, primo link in descrizione. Benvenuti amici delle video TV, bentornati. Ciao ragazzi. Reaction di Dragon Ball Z, siamo all'episodio 176, il Cell Game era finalmente iniziato, vediamo come prosegue. Vediamo, vai. Ovviamente non va mai bene. No, cazzarola. La squadra dei nostri amici al Gran Segreto. Ma che belli. Sì. Sapevo che abbassare. Sul ring allestito da Cell, Mr. Satan sembra il principe. Il principe. Beh, chi vuole cominciare? Io sono pronto. Comincerò io, Cell, così la facciamo subito finita. Lascialo stare, tanto non lo convinci, ma si pentirà presto della sua presunzione. Non so. Andare allo sbaraglio. Ehi, sei sicuro della tua decisione? È meglio che te ne vai se ci tieni alla pelle. Ma chi sono questi? Forza, dai, veloce. Inquadra quel bulletto con i capelli biondi. Subito. Goku? Perché? Perché ha detto che dovrebbe andare. Signore e signori, riesco a immaginare molto bene le vostre grida di eccitazione al di là dei teleschermi. Forza, Mr. Satan, vai, facci vedere chi sei. Ma indovinate invece cosa ha detto questo ragazzo? Indovinate che cosa ha osato consigliare al nostro grande eroe? Beh, gli ha detto, è meglio che te ne vai se ci tieni alla pelle. Ma dai, oh, se sapessero, facci di mamma mia, veramente, oh, che roba. I ragazzi, mi assomiglia tantissimo. È incredibile quanto gli assomiglia. Oggi il ragazzo sembra il piccolo eroe che tanto tempo fa ci salvò dal malvagio al Satan. Ecco! Sì, lo aveva battuto coraggiosamente. Però vedi, anche gli esseri umani, perché non si ricordano sti... Cioè, sono mongoli tutti. Invece non lo riconoscono, forse. Ora che ci penso, gli occhi e i capelli erano di un colore diverso. Forse mi sto sbagliando. Satan sembra contrariato dall'atteggiamento di questi ragazzi, ma ora concentriamoci, lo spettacolo ha inizio! Oh, che cos'è? Bulma? No. Cos'è sto? Cos'è? Un nightclub volante? Eccoli, guerrieri della terra! Un misterioso trio è atterrato davanti al nostro Mister Satan! Chi saranno e che cosa vorranno da lui? Noi siamo i discepoli di Mister Satan! Oh, madonna! Caroni, veloce come il vento e bello come un angelo! Caroni? Cosa fa? Che roba è? Io sono l'uomo più potente della terra, il grande Pirocchi! Buongiorno, io invece sono la loro manager e mi chiamo Pizza! Gran maestro, non occorre che si sporchi le mani con un misero principiante. Già, ben detto, stia comodo, ci penseremo noi a farlo fuori. Mamma mia. Ma io mi chiedo, questi, quando Cell era lì che succhiava anima e corpo degli altri, dove cazzo, dove cavolo... erano veramente, o che pensano che visto che ha sconfitto solo, sai, umani deboli, sia debole anche lui. Però vabbè, sembrano tutti dei ritardati. Caroni, ora che ci penso, non vorrei conciarlo troppo per le feste. Lascia a voi, ragazzi. Attenzione! C'è un altro colpo di scena. Avete sentito anche voi, signore e signori? I discepoli di Mister Satan si sono offerti. Questo ti giuro che mi fa venire mal di testa. Quello del commentatore. Porca miseria, oh, non lo sopporto. Battere Cell al posto del loro grande maestro non è un atto di estrema fedeltà? Che ingegni. Di bene in meglio. Poveri illusi. Allora, come hai sentito, sarò io il tuo primo avversario, tesoro. Ma cosa fa col mazzo? Che... non posso dirlo. Così ho picchi le rose, sei fortissimo. Questa movenza qua cos'è? Wow, wow, wow. Che roba. Dai, Cell, dagli qualche fiorellino per il funerale che si svolgerà tra poco. Dagli una testata, Cell. Scommetto che ho fatto svenire almeno 100.000 ammiratrici.
Ci siamo, signore e signori. Il torneo che deciderà la sorte del nostro pianeta è cominciato. Dai, Cell, su, che ci ha già fatto perdere troppo tempo. Ho già rotto il cazzo. Lo splendido attacco. Della rosa. Oh, ha fatto un salto incredibile. Che lentezza. Solo con Laura. Ancora salendo. Ciao. Ciao, è stato bello. No, invece no. Grazie di tutto. Ma dov'è finito? Non lo vedo più. È probabile che sia particolarmente in forma. Ha rovinato il ring. Sono caduto fuori. Ma mi sa che... Porca miseria. Dice che fa troppo male, Aya. Ma cosa gli succede? Come mai è precipitato con tanta violenza, signorina? Beh, ecco, la sensazione che si sia spinto troppo in alto. È per questo che non riuscirà mai a superare il suo maestro. Esatto, già, è proprio così. Che egocentrico! Dai, vogliamo vedere il primo incontro serio, cazzo. Ci vuole ben altro contro di lui. Dai, stiamo perdendo tempo, dai. Sì, veramente. Non è filler questo? No. Ci pensano io a mettere Sara al tappeto. No, questo no. Mamma mia, bravo! Sei grande, sei! Chissà che stronzi che tira fuori. Non potrai farcela contro di noi! Il nostro pianeta è salvo! Il mio discepolo non commetterà errori, possiamo stare tranquilli questa volta. Goku assiste al secondo incontro del torneo. Ma sa già che contro il secondo incontro non ci sarà niente da fare. Li chiamiamo incontri questi? Veramente? Furiato! Nessuno può fermarlo una volta che è lanciato contro la vite! Ma dagli un pugno così, boom! Dai, qualcosa di soddisfacente che hanno rotto il cazzo. Ma come sta facendo? Col pensiero? Basta, mi arrendo! Telecinesi, magari. Sì. Aspetta che è facile, con loro sono debolissime. Cell aveva talmente paura di battersi con me che non ha potuto fare a meno di usare i suoi squallidi trucchetti. Ah, che vigliacco. Probabilmente si è cosparso il corpo di peperoncino verde, un odore che lui detesta. Oppure ha nascosto dei chiodi sul ring che spuntano all'improvviso. Si toglie l'ampio mantello e la preziosa cintura vinta agli ultimi campionati mondiali. Quanto durerà, Mr. Sabato? Il destino di tutti noi ora è nelle mani di questo superuomo, ma i nostri cuori sono tranquilli perché due secondi. Con certezza che Mr. Satan non ci... Satan ora le dispone ordinatamente una sopra l'altra. Cosa vuole fare? La scenetta che le spacca tutte per vedere se è forte, pensa che così intimidisce Cell. E scappa, sai, Cell dopo. Mamma mia, sta puntata è pesantissima comunque. Non ci credo. Però ci sta. Non dirmi. Dopo commentiamo. Mister Satan sta cercando di mettere insieme tutta la sua potenza. Non metto in dubbio che sia forte. Per gli umani. Sì, sì, sì. Restiamo tutti in silenzio per non disturbarlo. Ah! Io no. Però come... Che bravi i guerrieri Z che nessuno interviene, tranquilli. Li lasciano fare le loro figure di merda e basta. Uno si è iscritto al canale intanto che registriamo. Mister Tug, grande. Yuolover! È un vero peccato! Una tegola è rimasta intatta! La mia povera mano. Sei tu che hai deciso di farlo, imbecille. Ma poi tutto il tempo davanti a sta telecamera. Cioè, ma combatti! Cosa aspetti? Che palle! Cerca i like. Davvero spettacolare! Un uomo fantastico! Mamma mia! Leggenda! Ce l'ho fatta!
tutto, sono stato grandissimo. Ho fatto bene a programmare il videoregistratore per non perdere questi esaltanti momenti. Dirà di aver fatto che fuori puntata tanti pallosa. No, ti giuro, mamma mia. Ma, cioè, potevano farlo... Coraggio, due minuti Sanana, potevano farlo. Siamo tutti con lei e siamo certi che non ci deluderà. Dai, Sal, per piacere. Veloce. Grandioso! Il nostro eroe ha sferrato il suo leggendario calcio dinamite colpendo Sal in pieno volto. Una... Guardate, Satana, andiamo a colpire l'avversario con una ferocia inaudita. Non si è accorto che non gli sta facendo niente, cioè. Sel non reagisce, è totalmente incapace di contrattaccare, è chiaro che è in difficoltà. Cioè, chiarissimo. Tu sì che sei grande. E ora il colpo di grazia. Oh, finalmente. Fuori dal cazzo, via. Dai, schiodati pure tu. Se vuoi che ti dica la verità, Sel è stato bravo. Io gli avrei dato una lezione più severa. Sì, anch'io. Rimaneva pieno i coglioni pure lui, penso. Oh, è ancora vivo. Scommetto che Sel non ha voluto far troppo male a un simile buffone. Cazzo, ha ucciso gente meno fastidiosa. Poteva killarlo e via. Mister Satan è stato eliminato. Ma dai! Oh mamma mia! E ora iniziamo a fare sul serio, per favore. Dai, chi di voi vuole cominciare? Gokan. Vuoi venire tu, Goku? Mi sembravi pronto. Non vedo l'ora. Goku e Sen si trovano finalmente faccia a faccia sul ring. Anche questa canzone di me. Mamma mia, è stata la puntata inutile, più raga, noiosa. Potevano farla un minuto. No, sai, ci sta il fatto che ci sono anche guerrieri della terra che comunque, però fare un'intera puntata solo su quello, poi solo chiacchiere, sto presentatore che ti giuro se l'avessi avuto davanti l'avrei strozzato, non lo sopportavo più. Ma poi ignorantissimi, cioè se che brutto, cioè perché li avete fatti così stupidi gli esseri umani? Capisci? Ha ucciso un sacco di persone, Sel. Sì, poi gli hanno sparato addosso con le bombe, le cose, figurati. E non è successo niente. Tu pensi che il campione del mondo in arti marziali possa battere un essere del genere? Cioè, raga, ma la testa? Sono un po' ritardati. Vabbè. Mamma mia! Sorvoliamo su sta puntata, ragazzi, ci vediamo direttamente alla prossima, non c'è altro da dire, siamo carichi per Goku vs. Cell. Sì, vabbè. Lasciate un bel like, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ah, e soprattutto, diteci cosa ne pensate voi di questa puntata. Assolutamente, anche se lo fate già, questo ci fa piacere. Ciao amici. Ciao ragazzi.